Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Anche oggi vi porto qualcosa di diverso. Parliamo di un ricevitore che è da un po' di tempo sul mercato ed ha attirato la mia attenzione per le sue dimensioni. Di quale ricevitore sto parlando? Scopriamolo insieme. Ecco qui il GPS più piccolo sul mercato. Non è brandizzato e quindi abbiamo deciso di chiamarlo G20. Prima di analizzare le sue caratteristiche, diamo un'occhiata al kit rover. Qui abbiamo il ricevitore, le dimensioni sono veramente ridotte al minimo. Mi ci sta sul palmo di una mano, pesa meno di un chilo e questo è davvero notevole. Sul pannello di controllo frontale troviamo due pulsanti principali e due LED. I pulsanti servono per l'accensione e lo spegnimento e questo invece è il classico tasto funzione. I LED invece indicano la ricezione dei satelliti e il segnale dati. Nella parte inferiore troviamo l'entrata di tipo C dedicata alla ricarica della batteria e allo scarico dati, mentre da questa parte abbiamo l'ingresso dell'antenna radio. Un'ultima peculiarità presente in tantissimi GPS di nuova generazione è la tecnologia NFC. Utile sì, ma non indispensabile a parer mio. Troviamo il controller HCE320, un palmarino non male, anche se solamente da 5 pollici e mezzo, ed è provvisto di tastiera con il T9, diciamo la tastiera alfanumerica. Un po' scomodina, devo dire. Se diamo uno sguardo all'interno della cassa, anche questa è ben allestita, troviamo gli accessori del controller, l'holder per la palina e il caricabatterie, poi troviamo il caricabatterie del GPS, come già vi detto prima le entrate di tipo C, poi l'antenna radio e il solito misuratore d'altezza. Insomma, tutto lo stretto necessario per poter lavorare è a nostra disposizione. Affrontiamo ora quello che più ci interessa, ovvero le caratteristiche tecniche di questo GPS. Ha una scheda da 624 canali, supporta le costellazioni GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS. Con la modalità RTK il tempo di inizializzazione è al di sotto dei 10 secondi, quindi diciamo non male come tempi di reazione. È provvisto del sensore di inclinazione, quindi nota positiva, ed è provvisto di radio sia ricevente che trasmittente. E infine possiede una batteria integrata da 6800 mAh. La casa madre dichiara che la batteria dura fino a 12 ore. Io non ve lo posso assicurare perché non ho avuto modo di tenerlo acceso per così tanto tempo. Secondo me, per chi è alla ricerca di un ricevitore leggero, versatile e soprattutto compatto, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Ovviamente calcolate che, essendo così piccolo, anche l'antenna al suo interno è ridotta. Questo vuol dire che se lo confrontiamo con un GPS di pari caratteristiche ma di dimensioni maggiori, sicuramente quello di dimensioni maggiori aggancerà qualche satellite in più rispetto al G20. Sicuramente nulla che pregiudichi la sua performance. Un'altra cosa che ci tenevo a dire è che la batteria integrata, sì, potrebbe essere comodo, ma io non ci vedo un vantaggio perché, per esempio, se siete in cantiere e la batteria si scarica, non avete la possibilità di utilizzare un'altra batteria e sostituirla, ma dovrete ricaricare il vostro GPS. C'è anche da dire che è possibile collegare una power bank, quelle che utilizzate per i cellulari quando dovete ricaricarli e siete in giro, e potete farlo anche con questo GPS. Che altro dire, se siete interessati a vedere questo ricevitore operativo sul campo, basta che me lo scrivete nei commenti e farò uscire un video dedicato. Io per oggi ho finito qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!